Ciao ragazzi, era da tempo che volevo portare questo argomento. Forse molti di voi sanno già chi è Jim Carrey, attore, comico, produttore cinematografico, cabarettista, imitatore canadese, naturalizzato statunitense. Jim Carrey raggiunge l'apice del suo successo grazie a commedie come Ace Ventura, La Chiappa Animali, Ace Ventura, Missione Africa, The Mask e Scemo più Scemo. Jim Carrey è sempre stato un tipo un po' strano, ma ciò che è veramente strano è una sua intervista rilasciata ad una giornalista alla New York Fashion. La giornalista Kate Setter, intervistando Jim Carrey, chiede all'attore cosa ci facesse a quella festa. L'attore, rispondendo alla giornalista, gli dice: stavo semplicemente cercando la cosa più assurda ed insignificante alla quale avrei potuto partecipare. E quindi eccomi qui. Deve ammetterlo, tutto ciò è assolutamente davvero insignificante. La giornalista, non sapendo cosa rispondergli, cerca di sdrammatizzare e, rivolgendosi di nuovo all'attore, gli chiede: però Jim, mi sembra che tu ti sia vestito molto bene per l'occasione. Sei fantastico. A sua volta, Jim Carrey, rivolgendosi alla giornalista, gli risponde: no, non mi sono vestito. Questo non sono io. Succedono delle cose e ci sono un sacco di detriti che si muovono insieme. La giornalista, sempre più confusa dalle parole dell'attore, prova a riportare l'attore con i piedi per terra e gli dice che la gente che sta partecipando a quella festa lo fa per celebrare delle icone della moda. La risposta dell'attore lascia la giornalista senza parole. Celebrare delle icone è la peggior cosa che ci sia mai potuta venire in mente. Non credo nelle icone. Credo che la pace sia superiore alle personalità. Più in là dell'invenzione dei cieli, più in là della S di color rosso che è sul petto e sulla quale rimbalzano le pallottole. Credo che questo sia qualcosa di più profondo che questo. Credo che sia un campo di energia che danza per se stesso e non mi importa. Non credo nemmeno che tu esista, ma c'è una meravigliosa fragranza nell'aria. L'attore finisce dicendo, rivolgendosi sempre alla giornalista: noi non abbiamo importanza e questo non è il nostro mondo. Con queste ultime frasi, Jim Carrey se ne va, lasciando la giornalista molto confusa. Sono state fatte molte interpretazioni sulle frasi dette da Jim Carrey. Molti dicono che Jim non ci starebbe più con la testa, anche per via del lutto avuto in famiglia. Altri affermano che l'attore volesse far capire che ogni essere umano è controllato e che la libertà che conosciamo non esiste. Ultimamente Jim Carrey ha rilasciato una seconda intervista. In questa intervista l'attore dà una spiegazione di quelle frasi dette alla giornalista. Come attore interpreti i personaggi e se vai abbastanza a fondo ti rendi conto che il tuo personaggio è fragile sin dal principio. Vivi un'improvvisa separazione e ti chiedi chi è Jim Carrey. In realtà non esiste. Ci sono solo relative manifestazioni della coscienza a cui qualcuno ha dato un mucchio di idee, un nome, una religione, una nazionalità, e le ha ammassate insieme per creare una presunta personalità. Credo di essere diventato famoso per lasciarmi alle spalle la fama. Io ormai non ne faccio più parte. Capitano i vestiti, le interviste, ma senza di me è un piccolo salto sematico non molto lontano, ma è un altro universo rispetto a quello in cui molte persone vivono. Ci sono solchi profondi nella mia vita. C'è ancora energia che vuole essere ammirata
e vuole liberare la gente dalle preoccupazioni, ma ora va oltre. Voglio raccontare questo alla gente, perché dia un'occhiata nell'abisso. Sembra spaventoso, ma non lo è. Cosa voleva dire Jim Carrey con queste ultime frasi? Forse si riferiva al fatto che tutto ciò che rincorriamo nella vita, la fama, la ricchezza, è tutta un'illusione. O c'è qualcos'altro sotto di ancora più oscuro? Come al solito, la risposta la lascio a voi. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!